questa sera, come avete anticipato, si parla di Darwin. Darwin, okay. Don't try this at home. Perfetto. Cioè non provare a farlo a casa. Benissimo, okay. Che come sapete è uno slogan che nel wrestling usano per evitare che noi, certo, da casa riproponiamo certe mosse, certo. È un aspetto molto fondamentale che rimarcheremo nel corso della serata. Okay. Quindi non fate a casa, qualunque cosa venga fuori nei prossimi minuti, non provate. Esattamente. Allora, come saprete, Darwin è stato un esponente, diciamo, molto importante rispetto a tutto il discorso evoluzionistico, certo, dell'uomo. Certo, okay? Certo. La famosa teoria dell'evoluzione scritta proprio da Charles Darwin. Certo. Testualmente leggo che è stato un naturalista, un biologo e un geologo, okay? Sì. Celebre per aver formulato la teoria dell'evoluzione delle specie animali e vegetali, sì, per selezione naturale, eccetera. Queste, certo, cose che si studiano a fondamentale, scuola. Sì. Ecco, stasera parliamo di Darwin, ma non in questi termini, non proprio in questi termini. Perché dovete sapere che non esiste, mi piace, sì, è imbarazzante, però sì, del resto sono esseri umani come noi. No, certo. Serve un po' anche per metterci in guardia. Sembra Zagor Camilla, se non sta arrivando al punto, io fra un po' rischio di c'è crollare. Un po' di imbarazzo e un po' di voglia di tenerla lì. Allora, vai. Esiste, dovete sapere, un premio Darwin. Sì. Oh, ok. Io la prima volta che ho letto questa cosa ho pensato che ovviamente fosse un premio per un naturalista, un geologo, certo, no, in uno di questi campi. No. Non è proprio così. No. Anche qui leggo testualmente il, sì, il lo so, sarà una serata sta mettendo molto le mani avanti e incredibilmente. Allora, deve essere il molto Darwin preoccupato. Award è un ironico riconoscimento assegnato a qualsiasi persona che abbia aiutato a migliorare il pool genetico umano. Sì. Rimuovendosi da esso in modo spettacolarmente stupido. Cioè, sono premi che danno a chi muore in maniera strana, quindi sì, esce di scena, bellissimo, diciamo, questa è la sostanza. Molto strana. Ok. Ecco, effettivamente c'è una logica, no? No, certo. Voi sapete la selezione umana, certo, c'è chi ci ha basato, certo, ma ecco, perfetto. Certo. Dici, se un idiota, palesemente idiota, esce di scena, ha fatto un favore al genere umano in termini proprio di corredo genetico, esatto, nel senso che il suo corredo genetico viene meno. Eliminandolo dalla filiera, ecco. Certo. In diciamo modo che è una cosa molto cinica, molto, però in effetti, è reale. Adesso non pensate che stiamo parlando di esseri umani, stiamo parlando di DNA, no? Sì, sì. Darwin, esatto, non faceva discriminazione, giustamente, certo, faceva. Erano teorie, certo. Esatto, certo, esatto. Okay. Quindi? Quindi che cosa succede? Succede che questa, immagino, deliziosa signorina che si chiama Wendy Norcutt, alias Darwin, okay. Ha deciso a un certo punto, dopo aver letto una serie di notizie abbastanza imbarazzanti su alcune morti, ok, di creare questo premio, ok, in cui ogni anno, sì, vengono individuati le morti più folli, okay, certo. E ha costruito un regolamento, cioè non è che basta morire in maniera strana e basta, ok? No, okay, cioè, ci sono delle regole, è un premio in tutto questo. Quindi non è un premio in denaro, perché inevitabilmente. Beh, certo. Chi lo dà? Gli eredi? Gli eredi, esattamente. Certo. Ma ha tutta una serie di componenti. Per ora io vi leggerei solo il primo, ma ce ne sono una serie. Del regolamento dici? Sì, sì, ah, sì, ok, sì, vai. Allora, innanzitutto ci sono dei requisiti, okay? Perché è giusto, non è che ognuno può andare lì a reclamare un premio, certo. Allora, innanzitutto, se non si muore, perché attenzione, c'è anche la possibilità di non morire, certo, per essere premiato, sì, però devi essere impossibilitato a riprodurti, quindi devi aver fatto un danno, okay, un danno che ti al tuo apparato comunque riproduttivo, certo. Perfetto, certo, okay, molto bene. Vi dico anche il secondo, perché sì, è una perla tra le perle. Io non so dove andremo a parlare stasera, sono un po' preoccupato. Questa sera è difficile, ragazzi. Vai. Allora, il secondo requisito è l'eccellenza, cioè ci vuole una strabiliante assenza di capacità di giudizio. Ok. Un idiota non totale. Ecco, non basta un idiota a metà. Stasera ridefiniamo il concetto di idiota. Sì. Benissimo. Una serata un po' delicata per Cristiano Deani, membro della Family di Valvola, che questa sera è venuto come sempre a raccontarci una storia, ma è una storia in cui ci stiamo muovendo, come dire, in punta di piedi, un po' come se fossimo su delle uova, perché la storia è un po' delicata, è un tema un po' particolare. Sì. Siamo partiti da Darwin, pensavamo noi un excursus sulla storia, la vita di Charles Darwin, in realtà non ci azzecca nulla. Stiamo parlando dei premi a lui dedicati, inventati da, dici il nome di questo genio assoluto? Allora, lei si chiama Wendy Norcutt. Wendy Norcutt. Io gli dedicherei del male, come minimo, anche, sì, una statua equestre, sì, o qualcosa, sì, del genere, certo. Sì, sì. Per il cinismo e la creatività. Ma sì, assolutamente. Eravamo al regolamento per poter essere, diciamo, eleggibile, perfetto, come potenziale vincitore del premio Darwin. Ecco.
Parmio Darwin che viene assegnato a chi, diciamo, si toglie dalla continuazione della specie, cioè muore in modo assurdo. Questa, esatto, un po', no? La sostanza. Allora, okay, solo il regolamento meriterebbe proprio un premio per la creatività, sì, se no, forse che poi viene applicato alla lettera in maniera imparziale. Allora, sì, vi ho già detto impossibilità di riprodursi, quindi okay, se non muori, però non devi avere la possibilità di, okay, avere una progenie. L'eccellenza, l'autoselezione. Ci tengono qui a fare una postilla. Nel caso, proprio ci sono tutti i riferimenti, ok? Tipo un uomo di Carmen che investì una suora mentre fumava crack e reggeva il volante con i piedi, non può essere eleggibile per il premio Darwin. Perché? Ok? Perché ha ucciso la suora, non si è ucciso lui. Okay, quindi questo, certo, viene usato proprio come esempio. Come esempio. Mi raccomando, certo, se stai progettando come una cosa, come linea guida, diciamo. Se la tua grande ambizione è vincere questo premio, ecco, sappi che non puoi provocare la morte, certo, di altri, certo, non funziona solo, okay, su di te. Poi, altro requisito, come in molti premi, è la maturità. Okay. Okay. Devi essere in grado di intendere e di volere. Qui relativamente capisco bene. Okay. Il candidato deve avere almeno 16 anni di età, okay, e non avere handicap mentali. Certo. Cioè, deve essere considerato normale, certo, insomma, certo, se no è troppo facile. Perfetto. Okay. Come ultimo requisito, ultimo ma non meno importante, come si direbbe, no, in tutte le più serie tenzoni, ci deve essere la veridicità, cioè deve essere dimostrato che l'evento, certo, è effettivamente successo. Certo. Ed è andata come la raccontano. Okay, certo. Perfetto. È successo, però, anche che nel tempo si siano resi conto tramite ricerche che alcuni premi che avevano dato effettivamente erano risultati poi romanzati. Ah, ok, quindi la storia era stata un po' gonfiata o non era andata proprio in quel modo. E quindi, ecco, la nostra dolce Wendy ha pensato bene di creare una categoria leggende urbane. Okay. Ah, ok, quindi vieni declassato, esatto, da vincitore del premio Darwin a leggenda urbana. Te la puoi giocare comunque in una serata alcolica, ah, da amici, certo, però sai che non è certificata, certo, Darwin, certo, okay, okay, questo, okay, è molto importante. Bene, okay, mi sembra. Oh, ma siccome lei, essendo, è chiaro, mi sembra lampante, è un genio del male, genio, no? È evidente. Degna erede di Darwin, anche se non credo abbia parentela, però forse una figlia illegittima. Forse secondo me qualche parentela c'è. Va a capire. Ha creato dei motti, dei claim, no? Anche con l'Ollo spesso abbiamo parlato dell'importanza di un claim. Marketing. È fondamentale. Ve ne leggo alcuni. Ma, ok. Essere stupidi significa morte certa. Ecco. Okay. Così, per essere precisi. Certo. Deselezione naturale. Sì. Il bagnino del pool genetico è fuori servizio. Ok. La stupidità è un peccato mortale. Sì, direi, certo, ci siamo. Direi sì. L'albero della vita si porta da sé. Okay. Certo, uno come... sciocco e la sua vita si separano alla svelta. Il mondo è pieno di ladri di ossigeno. Non so se sentite il livello di cinismo, totale. È vero, super, è vero. Cinismo. Qualcuno, super, direbbe sano realismo, ma insomma, sì, ce ne siamo. L'ultimo, suicidi accidentali per menti poco evolute. Ma già questo questo è un po' più raffinato, è vero. Okay. L'albero della vita si porta da solo, è fantastico. È devastante. Potremmo metterla qui all'ingresso del basement. Secondo me, quando entri in radio per venire al lavoro, vedere questa scheda potrebbe essere di grande suggestione. Motivazione. E anche evocazione. Sì, sì, è vero. Ma la buona Wendy, giustamente, ci tiene a fare anche delle postille, perché è un premio, okay, ci deve essere serio. Ci sono anche delle cose non Darwin che lei ci dà sempre come riferimento. Ve ne leggo alcune. Ok. Ok, sì. Per esempio, se scivoli lungo un cavo elettrico, prendi la scossa e muori, non è Darwin, perché potrebbe essere un banale incidente. Ok, okay? Sì. Anche fumare in una tenda a ossigeno non è Darwin, per quanto so. Okay. Venire investiti da un treno o un'automobile, eccetto casi come piazzarsi davanti a un autobus per lanciare un mattone e mostrare la propria antipatia per il conducente, o copulare in mezzo alla strada di notte, Non è Darwin. Okay. Quindi semplice investimento non è Darwin. Okay. Mettere contenitori pressurizzati o pieni di liquidi nel forno non è Darwin. Non so bene perché. No, neanche io, infatti. Però sapete che gli americani, sì, queste cose sono, sì, sono precisi e didascalici, è vero, è vero. E l'avvelenamento da monossido di carbonio non è Darwin. Mm-hmm. La maggior parte delle morti per autoerotismo non è Darwin. Okay. Queste sono solo, okay, alcune, vi risparmio, sì, le altre. No, io ti ringrazio innanzitutto per questo gesto di ci rispetto. Si sente un nei po' nostri meglio confronti, però, dopo aver letto queste cose. Sì, assolutamente. Perché ancora, sì, non vi ho letto delle morti. No, beh, cioè, infatti, ci arriviamo, immagino, tra poco. Giusto? Ci siamo. Abbiamo proprio quasi i vincitori delle ultime edizioni. Numeri uno. Non avrei mai creduto di parlare di creatività legato al modo più rapido per autoeliminarsi. È vero, questo è vero. Puoi essere premiati. Se state pensando che siamo cinici,
È vero, però in realtà ma Wendy più di noi, diciamo. Wendy più di noi chi ha creato questo premio evidentemente lo era anche di più, sì. Infatti Wendy ci tiene a sottolineare che tutte le persone partecipano per migliorare il pool genetico, certo. Qualcuno lo fa nascendo, qualcuno morendo. Cioè, ma sta donna è un genio, no, assoluto, no, veramente. La voglio conoscere, la voglio, sì, conoscere. Anche io sono, sarei molto curioso. Ma andiamo con i premiati, certo, degli ultimi, certo, anni. Qui c'è una top selection, okay? Beh, certo, immagino. Sei andato proprio a scegliere il i top del top, anche loro. Immagino, allora, che è lungo lavoro di selezione, certo. Che ore sono? Allora, il primo si intitola Sesso e cocaina. Ecco. Okay. Giusto per andare subito a dire. Nell'88 un 34enne si inietta della cocaina nel pene, ecco, per migliorare le sue prestazioni sessuali. Già. Okay. Si provoca gravi emorragie sotto la pelle, il sangue trapela nei tessuti, rischia la cancrena. Gli amputano le gambe, il pene invece casca da solo. Ma anche il cinismo con cui sono scritte le descrizioni, sì, no, ma infatti, è devastante. Questo per esempio rientra nella categoria che dicevi prima, cioè non è morto lui, ma semplicemente ha dovuto fare a meno del proprio, esatto, apparato riproduttivo. Quindi rientra nella... Mi ricordo che sono certificati, okay? Tengo a essere preciso. Certo, certo. Poi? Posta pericolosa. È il 2000 e in un giorno qualsiasi il terrorista iracheno Kai Rajanet decide di inviare una lettera esplosiva. Ok. Ma non mette abbastanza francobolli e la missiva torna indietro al mittente. Lui la apre e salta in aria. No, vabbè, vabbè, vabbè. A me ricorda tanto da il Coyote, però lo chiamiamo il vincitore, sì, dopo no. Ma andiamo avanti. Sì, vai. Questa è meravigliosa, ve lo dico subito, è una delle mie preferite. Okay. Api mozzafiato. Okay. Un agricoltore di San Paolo in Brasile decide di rimuovere un alveare dal suo albero di arance, fino a qui tutto ok. Vabbè. Prende una torcia, si mette in testa un sacchetto di plastica sigillato ermeticamente intorno al collo per proteggersi dalle api. Un sacchetto di plastica. No, va bene, va bene, va bene. Voi immaginatevi, no, le api che hanno visto questa scena. Sì, va bene. E saremmo noi la minaccia, hanno pensato. Già. Vai. Allora, pugnalate, che passione. Leicester, Inghilterra, agosto 2006. Il 33enne Darren viene ritrovato a terra privo di vita in casa sua, con una ferita mortale sul petto. Dopo un anno di indagini si scopre che l'uomo aveva comprato una giacca a prova di pugnalata e si era accoltellato per testarla. No, vabbè. Non funzionava. Cioè, la giacca, funzionava. Già la giacca a prova di pugnalata. No, vabbè. Vabbè. No, ma perché farsi domande? No, 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 bisogna prendere tutto come viene, no, senza star qui a ma a andiamo in Germania. Ringhiera dell'amore, 2007, è quasi mezzanotte, e un uomo di 45 anni, all'età mia, tenta una dimostrazione di forza per impressionare sua moglie. Si appende fuori dalla ringhiera del terrazzo, ok, e si mette a fare dei pull up, okay? Ok? Molto bene. Ma su proprio... e giù, su e giù, no, su e giù, no, giù. No, 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 no. Dopo un po' si era stancato ed è precipitato per 7 piani, finendo impalato sul robo. No, oh, bene, no, bene, no, sembra, no, giusto. Che cosa avrà pensato la moglie? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Un giorno da leoni, nel 96, un maestro australiano di Kung Fu, per incoraggiare la sua classe, dice ai suoi allievi che sono ormai così forti da poter affrontare i leoni. Ok? Trattasi di metafora. Certo. Uno dei suoi studenti prende alla lettera le sue parole, si reca allo zoo e sfida il re della foresta. Certo. Indovinate chi ha vinto? Certo. Ma molto io non bene. Ho parole. Sono incredibili. Sì, no, incredibili. Avvicinanti. South Carolina, USA, 2009. Quindi anche un uomo va a fare una rapina. Anche qui siamo nel classico, ok? Ok. Pensa bene di usare sul volto una vernice spray per rendersi riconoscibile, ma la vernice è tossica e lui muore avvelenato. No! Cioè, quindi si è sfruggito la mano, veramente. Ma una calza, aiuto, una maschera come aiuto. Tutti, no? E che le hanno pensate, sì. Ok? Aereo bicicletta, Brasile 97, Marcelo, 25 anni, aveva l'abitudine di attraversare in bici una pista di un aeroporto a Sorocaba, una città di 87 km da San Paolo. Ma un giorno è passato anche l'aereo. No! Ma cazzo, non l'ha visto? Ma sai, l'abitudine. Cioè, non è che passa inosservato, eh. L'abitudine, sai com'è? Uno non capire. Ci guarda non più ha guardato certi dettagli. Come il passaggio a livello, non ha guardato a destra e a sinistra, vabbè, lui è passato. Però... Vabbè, poi? Ma torniamo negli Stati Uniti, sì? Perché c'è un 39enne avvocato di Toronto stava dimostrando ad alcuni studenti di legge in visita
nel suo palazzo la solidità delle finestre della Toronto. Ah, quindi siamo in Canada. No, Dominion Bank Tower. No. Purtroppo la dimostrazione non è andata a buon fine ed è precipitato per 24 piani prima di trovare la morte. No. Guardate come guarda tiene come questo è solido vento. Guardate questo vento. Certo. Vai. Andiamo verso il finale. Sì. E attenti ai petardi. Ah. I petardi non possono solo far saltare le dita. Un 26enne australiano nel 2003 ha pensato bene di posizionarsi un petardo acceso tra le natiche. Del No. Andrea, quando tu non hai mai pensato, certo. Vabbè. Solo che cosa è successo? È successo che è inciampato e ci è caduto sopra. È sopravvissuto, ma è diventato incontinente e sessualmente disfunzionale. Direi. Mamma mia. E gli è andata già forse bene così. Andiamo a chiudere. Sì. Anche qui su grandi classici. Tre terroristi palestinesi nel settembre del 99 stavano trasportando delle bombe con un timer impostato secondo l'ora legale. Nel frattempo però si passa all'ora solare. Le bombe esplodono un'ora in anticipo secondo l'orologio dei terroristi e i tre muoiono. Ciao, è stato bello. No, vabbè ragazzi. Sono i vincitori del premio Darwin selezionati tra quelli degli ultimi anni, degli ultimi 20-25 anni, insomma. Cristiano, notevole questa sera, notevole. Tanta creatività e tanto cinismo. Decisamente sì, soprattutto cinismo. E dopo questa credo non ci vedremo più, però è stato molto bello. Grazie. Ve lo avevo detto. Cristiano Andreani, membro della grazie, family Cristiano, di Valvola. Ciao caro, torna a trovarci la prossima settimana.